case tacche? No, c'era una cornicetta di bronzo, un fregio di Vado a bronzo, prendere. perché poi c'era montato proprio un abat-jour alla fine. No, guarda, sì, Me lo però vado a prendere per favore. Posso tirare fuori anche l'altro? sono proprio vicino. Questi avevano dei tappi, non ce l'avete a casa, vero? Non lo so, lui aveva delle cose di bronzo che si mettono sopra e poi sopra c'erano montate delle luci. Ma ci avete montato delle lampade? Ci hanno montato delle, non so C'hanno? chi. Non so. Eh no, perché li hanno bucati. E Esatto. purtroppo le porcellane orientali, quando si bucano, non sono più appannaggio del collezionismo. Hai capito? Chi ci ha messo le lampade? Chi ce le ha messe le lampade Che sopra? ne so. Posso vedere questi? Erano il saluto di mia madre. Questa è la base. No. No, è forse questo e questo. Sì. Allora, vi spiego, questi sono giapponesi. Il Ah. decoro si chiama Imari. Sono antichi, sono del periodo Meiji, quindi 1880 circa. I bronzi non c'entrano nulla perché li hanno messi in Francia una volta che li hanno importati, però non sono cose che c'entrano nulla. Il problema di questi due vasi hanno due problemi. Primo, che mancano i tappi, e secondo, che sono stati bucati. Quindi se fossero perfetti, sul mercato antiquario di oggi potrebbero valere 400-500 euro Luna, la coppia. la coppia. In queste condizioni non hanno praticamente valore, hanno un valore decorativo, ma non li compra nessuno, Quindi perché non le servono. no, mi spiace. Vabbè. Va bene. Nel caso avesse qualcos'altro ci può mandare delle foto. Penso che era con Sì, tuo padre no, che li ha sì, bucati. ma io con loro. Sì, ma le Allora, hanno fatte cioè, tanti anni fa non c'era questa cultura del cultura del suono. collezionismo, cioè queste cose le comprava chi arredava, e di conseguenza una coppia di lampade erano belle, si Si bucavano bucava e e si si basta. Allora, bucava la lampada, sì. ho un tavolo basso, che a me piace molto, che è intarsiato, credo sia marmo intarsiato, non so che tipo. Qui le foto sono quelle che E la gamba? puoi vedere. La gamba, sì, non so se la intravedi, è in... Dove? Non l'ho fotografata Posso vedere? forse. Ma è sicuro che sia marmo? E, insomma, è duro, pietra dura, Potrebbe. pesantissimo. Allora, guardi, secondo me questa è una scagliola. Quindi diciamo, è una pasta di marmo ed è dipinto sopra. È una cosa del 1950 circa. E potrebbe valere, se perfetto, però non vedo la base. Me la può far vedere? Mi sa che non c'è. Non c'è, quindi è solo un piano. No, non c'è qua nella foto. L'ho fotografata senza base perché qui c'era la cosa. Allora, guardi, faccia così, mi Poi. invii la foto con la base, io le Sì, faccio un'offerta, va va bene, benissimo. senza che me lo porta. Ok, poi ci sono altre due cose che non le, di cui non ho mandato le foto. Questo coso qua. Allora, ho queste due sedioline che mi piacciono moltissimo. Non so che servono, mi dicono No, noi non le non compriamo le compro. queste. E poi ho questo classico cassettone, però è autentico, navale inglese, che io ho spezzato e ho messo questi due cassetti qua. E poi sono quelli col marchietto in avorio Però queste sopra, non le se compriamo non noi. li Non compro. Non vanno queste cose sono inglesi, richieste, non sono no. richieste. Allora, le faccio la foto Della base della scagliola, se mi scrive le misure della scagliola. No, è sicuro proprio che è scagliola? non sono sicuro. Se Ah. me la porta glielo sono sicuro, però La se. noiamo se poteva che è di una pesantezza. Però diciamo che allora, le scagliole sono pregiate quanto i marmi, quindi non è Allora mi tanto. porto la Però devo scagliola. vedere la base. Rifaccio vedere la scagliola. Rifacciamo l'imballo. Sì. E poi secondo me. Quindi era contro male che ci ha fatto le lampade. Mamma se n'è andata, che io dico lassù. Ma porella, magari non l'ha fatto manco lei, ma l'ha comprate così, Infatti ha non è. comprato, comprate No, non pure le diamo colpa lampade. alla mamma. Ciao.
me ne ha combinate, ma questa no, non è... Guardi, è possibile che... Allora, questi sono dell'Ottocento. C'erano le basi. È possibile che i francesi, quando hanno montato queste basi, l'abbiano bucate. Certo, perché è passato il filo, mi pare. Sì. Anche se magari no, se il filo è più una cosa novecentesca, però sì, in realtà... Questi quando hanno fatto la lampada, per fargli passare il filo sotto. Sì, potrebbero averlo fatto nella prima metà del Novecento, diciamo. Se no gli avrebbero messo la copertina, cioè l'avrebbero messo sopra, certo, il filo e l'avrebbero fatto passare esterno. Cioè, sì, senz'altro è fatto per il filo. Bianchi. Allora, rimettiamo dentro questo che fa scena. E poi la schiaffiamo nella bussola valida. Allora, mi sa che io spero che le piaccia la scaglioli. Vediamo. Però quella la dovrebbe via al volo, se in caso. Dove? Via Cassia. Va bene, via Cassia ci vado quasi tutti i giorni. Al terzo San Lorenzo, sai dov'è? Sì. Corso Francia. Dopo Corso. Sì, siamo sempre lì perché ci chiamano in continuazione da Parioli, Cassia, Olgiata, Giustiniana. Siamo pieni di roba. No, siete pieni di case grandi e nessuno le vuole più le case grandi, quindi se le vendono e ci vendono gli arredi a noi. Sì. Questo che sto cercando di fare. Pure lei non vuole più la casa grande? Lo so, ma tutti, detto, tutti così mi dite. Quindi. Ma chi se ne compra? Ci sarà qualcuno. È sposta benissimo sull'insugherrata, non fronte casa. Bella. Bel terrazzo dritto, enorme. Se interessa. Però ce ne sono tante in vendita adesso. Immagino. Vedi, invece io la mia 60 metri quadri la prendo. Costa poco di IMU, poco di... La mia fronte Cassia. La mia è più del doppio della tua. Certo. Va bene, signor Schibano, ciao. Arrivederci. Allora io le mando, appena arrivo le mando la foto. Va benissimo, grazie. Il microfono non ce l'ho, Marco. No, insomma. Io la cosa che mi ha anche colpito sul sito internet è che lei mostrava un quadro di Attardi che era di nostra proprietà. E non so come l'abbia avuto lei. Perché mio padre l'aveva venduto quel quadro, quello col Tevere. Quindi ce ne sono mille uguali. Magari sì. Ma se l'ha trovata, a chi l'ha venduto? Ma la roba gira, è capace che la persona a cui l'ha venduto è venuta a fare la venduta a me. Questo signore c'ha il nostro quadro, ma per quanto riguarda il ponte di Attardi col tramonto, sappia che ne ha fatti migliaia. Sì, ma era diverso quel quadro, perché ho notato che non tutti i ponti sono disposti nella stessa maniera. Sì, ma a tardi di quelli mi ha fatto una marea. Comunque, se suo papà l'ha venduto a un commerciante, sappia che i commercianti vengono qua e mi vendono la roba a me. Quindi ci sta. Vabbè, questo qui è il solito quadro molto carino, con la modella che mi sembra che fosse la moglie. Lei ha un certificato di proprietà? Certificato, allora l'abbiamo perduto in un trasloco. Però io, siccome avevo chiesto anche a... delle case d'asta, tra l'altro io sono, c'è un'asta anche a breve, però voglio dire prima il signore mi dica quanto le hanno valutato. Il prezzo base d'asta quanto sarebbe? 2008 mi ha detto. Assolutamente non sono interessato all'acquisto. Le sto dicendo quello che mi hanno detto. Sì, ma non sono cifre che può fare a tardi, non su questi soggetti. Io le dico quello che è. Aspetti, cercare. Che sarà? 70 per 50? Sì, 50 per 70. Bisogna andare, mi ha detto di andare all'archivio storico di Ugo Attardi, per l'autentica. Io sono sicuro che lo sia, però... No, il quadro glielo dico io, autentico. Non c'ha bisogno di spendere dei soldi. Però, vede, ecco, queste sono le quotazioni. Allora, questo è 70 per 50, 7,50, un bellissimo dipinto. Ah. Cioè, chi gli ha detto 2,8? Stiamo parlando di un... Base d'asta.
glielo dia immediatamente, andrà in venduto e poi ritornerà da me fra qualche mese. Qual è il problema? Sì, non c'è dubbio. Ultrasvalutato, perché quando una cosa va in asta e va in venduta, la vede tutto il mondo. Certo. E quel quadro non lo vuole più nessuno. E non so perché questa casa d'aste, posso sapere come si chiama? Intanto non lo riprendiamo nel video, cioè lo interrompiamo il nome della casa d'aste. Non saprei perché lo fanno, guardi, sinceramente proprio sono politiche che non comprendo, non condivido, però tanto diciamo probabilmente perché non rischiano nulla. Io le posso mettere per iscritto, se vuole va in venduto. E lei quanto lo valuta questo? 500 euro. Così poco? Sì. È il suo valore, per venderlo io a 850, 900, questo è. Tutto il resto sono tutte chiacchiere. Comunque, se la casa d'aste non le fa pagare nulla, ci può provare, no, però sappia che poi non mi interessa più. Cioè, no, in venduto. Devo fare prima eventualmente l'autentica, capito? Però non vale la pena. Ma l'autentica perché? Il quadro è autentico. Sì, lo so. Loro gli hanno chiesto l'autentica. Mi hanno chiesto di andare, capito? Per metterlo in ho capito, ma l'autentica, cioè, io lo so che è autentico, il certificato ce l'avevo, quindi non è che, però ovviamente. Beh, ma se nel senso, se lei aveva già l'archivio, può sentire l'archivio, mandare magari. Lei aveva già un'archiviazione? Non lo so, guardi, non lo so, questo è un quadro che noi stiamo, vedete, mi hanno chiesto la procedura, la richiesta di autenticazione. Perché se lei l'aveva già fatto archiviare. Noi, io so che noi avevamo una busta, dentro questa busta che era stata messa dentro al quadro da mio padre, c'era questo certificato d'autenticità. È andato perduto. Che avevano rilasciato all'epoca all'acquisto, però non è un archivio. È andato perduto in un trasloco, questo è il discorso, è solo lì. Però adesso lei mi sta ovviamente confermando questo che sapevo, che il quadro comunque è autentico. È autentico. Sì, sì, è un quadro autentico, però non ha quel valore da tanti anni. E comunque l'importante è questo, io lo dico sempre a tutte le persone, se glielo prendono senza chiederle dei soldi va bene, però stia attento perché purtroppo ci sono sia siti che aste che le dicono, guardi, glielo vendiamo a 10.000, dico veramente 10.000, cioè lo dicono su un quadro che vale 500 euro, dico glielo vendiamo a 10.000, però tra le foto, l'assicurazione, il trasporto, l'archivio, e la scheda storica fatta dal nostro ci deve dare, che so, 800 euro. Quindi lei che fa? Butta 800 euro per un quadro che ne vale 500 per avere un servizio completamente inutile. Ecco, questo stia attento, non lo faccia. Per il resto, vabbè. Insomma, le auguro una buona fortuna per no, la vendita. No, ma io non guardi, le dico la verità, non credo che lo metta all'asta, capito? Come quindi vuole, i prezzi sono questi. Se lo mette in casa e se lo gode, io infatti, ecco, perché lo condivido in pieno, anche perché questo qua è un gran pittore, cioè io non so perché è così svalutato, ma Ugo Attardi è un gran pittore, se le faccio vedere, adesso siamo in trattativa per un quadro da 5.000 euro che ha fatto stupendo, ha fatto dei dipinti bellissimi, il mercato adesso lo strasottovaluta, un bronzo così di Ugo Attardi viene venduto a 300 euro. Sì, noi avevamo pure una scultura, perché lui aveva anche un libro sulle sculture. A quanto l'avete venduto? No, ce l'abbiamo a casa. Quindi, insomma, scusa. Se lo tenga, Patti, sono d'accordo con lei. Patti, richiamo che è stato al segretario antiquario. Ciao, piccolo, ciao. Mi autorizza a mettere il video, quindi? Sì, io non ho problemi, guarda. D'accordo. Assolutamente. E sia tranquillo, non è, che è autentico. Non sono rubati queste cose. No, la vedo che non è il tipico ladro. Non l'avrei fatta neanche entrare, guardi. Grazie. È un bellissimo quadro. Lei è la moglie, l'ha fatto con amore, si vede l'amore che aveva per questa donna. No, ma il quadro è bellissimo. È un soggetto migliore del ponte, anche se il ponte vale di più. Ah, vabbè. Però, insomma... E ripeto, io preferisco tenermelo, se lo devo vendere a 500 euro, no? Sì, anche perché comunque poi non è detto che nei prossimi anni possa cambiare la situazione. Adesso, diciamo, l'arte figurativa è ultra svalutata, perché le persone, identificando il figurativo come la casa dei nonni che era piena di quadri figurativi, non lo comprano. Certo. Tutto qua. Il quadro è bello, il pittore è buono, è un pittore che dovrebbe, secondo me, insomma, essere molto molto più valutato, e se lei non lo vende, se lo mette a casa, non fa un soldo di danno. Assolutamente, cioè non è una questione di 500-600 euro, capito? Certo. Non lo volevamo vendere perché era deceduta mia madre, io ero contrario, mia sorella mi ha detto dai, proviamo a vendere, vediamo un po' che fatto, proviamoci, come dire,
e la carta dove? Eccola. Cercavo di fare una cosa un po' rustica. Il controllo. Un binario e non c'è, perché sono quattro dovrebbe, erano d'accordo, uno no. Erano d'accordo in cosa? Nel venderlo. Ah, ok. Io invece non lo voglio vendere. Vabbè, mettetevi d'accordo per liquidarlo, insomma. Lei liquidi le sorelle, glielo compri. Gli do 100 euro per uno? Dice, glieli tirano. Comunque la ringrazio. Grazie a lei. Grazie a lei. Grazie. Arrivederla. Buona giornata. No, non interrompere, c'è un'altra signora. Ha interrotto? No. Okay. Signora, venga pure. Grazie, signora. Grazie a lei. Va bene pure per lei se facciamo una ripresa per il canale YouTube? No, non sono cose, diciamo, richieste dal mercato al momento, questo tipo di libri novecenteschi. Sì, questo è 1940. Sì, però sono dizionari, sì, oggi sì, come sì, oggi, sì. Il dizionario col fatto di internet, è quanto più anacronistico possa esistere. Poi c'è la dissonanza. Io l'avevo... Sì, è molto carino. Quanto avevo intenzione di realizzare? Il problema è che se n'è andato completamente, sì, perché questo è... lo smalto. Ma sono stati fatti in edizione, diciamo, soltanto per il lancio del sulla luna, appunto, di questo. Infatti si chiama Rocket Line Omega. Sì. Vediamo cos'altro aveva. Un filtro da tè in Sheffield. Sheffield Collection, quindi non siamo purtroppo nell'Ottocento, ma è una riproduzione. Quindi anche in questo caso purtroppo non sono interessato. E anche questa è un uovo in porcellana molto carino, ma è semplicemente una riproduzione tardo novecentesca. Non è un Fabergé. Non è un Fabergé, anche perché, insomma... Tra l'altro, devo dire che le incisioni dei fiori sono molto, molto graziose. È fatto senz'altro bene, a mano, ed è in oro zecchino, come è dichiarato dall'adesivo. Però sono quelle cose di cui le case sono piene e non hanno, diciamo, un mercato. Questo se fosse in argento inglese antico... Potrebbe essere interessante, però è una riproduzione in Sheffield. Anche se fosse in Sheffield antico sarebbe interessante. Però quando lei legge Sheffield Collection, l'hanno fatta nella seconda metà del Novecento, per fare in qualche modo concorrenza al mercato dell'antico. Così tutti potevano prenderlo. Sì, erano alla portata di tutti. Sì. Questo è molto carino, ma è troppo rovinato, non lo acquisterei, a meno che non lo vuole vendere proprio a 10 euro, così. Ah, vabbè, non le conviene, come probabilmente. Come carte, sì, lo mette sulla spina, io lo regala magari a un amico. Grazie mille. E basta. Allora, Marco! Questo me li ricordo, ma non c'ha il... non sono firmate, vero? Ma lei dove le ha comprate? Qua ho ricevuto il regalo 35-36 anni fa dal laboratorio del maestro Manzù, perché io facevo servizio a Cecchina, lui aveva il laboratorio lì vicino ad Ardia, quindi andammo a trovarlo. E lui le ha dato queste? Queste tre stampe, sì. E non le ha detto chi era lo scultore? No.
poi l'avevo accantonate e adesso sono riuscite fuori. È strano che non gli abbia detto nulla di questo. Non ha detto che gli piace, non le regalo e ce l'ha data. Perché vede, cioè, dare un valore decorativo vuol dire 100 euro tutte e tre. Lei non ha fatto delle ricerche per vedere che potesse essere? No, non ho trovato, ci ho provato, ma poi è stato, come dire, buttarmi in una... Non saprei, perché cioè, ho visto tanti scultori fare cose del genere, ma non sono in grado di identificarle. Cioè, se dovessi fargli un'offerta così su due piedi, 100 euro per tutte e tre, perché se non si sa chi è lo scultore... Non se ne esce, insomma, sono solo cose decorative carine che uno si mette in casa. Sì, posso dirle che non sono, ma lo vede pure lei, cose di qualità, ecco, non c'è nessun tipo di interesse artistico. Non ho l'occhio tecnico, ripeto, l'ho prese, messe da parte, dopodiché non ho avuto più nessuna. Quindi queste stavano nel laboratorio di Manzù? Sì. No, sinceramente non. E lei che lavoro faceva? Carabiniere. E come mai frequentava Manzù? Perché ho detto, stavo vicino, Cecchina, stanno due zone al confine. Il laboratorio stava sul confine di territorio, quindi passavamo a salutarlo, passavamo a trovarlo. E lui gliela regalate? Sì, sì, sì. Sono un collega che lo conosceva da più anni, quindi... si davano proprio del tuo, era appena arrivato, cioè lui invece stava lì da 20 anni, lo conosceva proprio da meglio tempo, praticamente. Pensavo che, ripeto, l'identificazione del... È molto difficile, vero? È difficilissimo, perché questo è un genere che l'hanno fatto tantissimi, potrebbe essere un minore, adesso non so perché... Non so perché non le abbia in qualche modo timbrate o... Però sì, lo vedo che non c'è nulla. Proprio non saprei dirle. E posso dirle che anche se sto un'ora oggi davanti al teleschermo, non esco. Ciao! Non ne credo perché... Non esco perché... Più di un'ora... è difficilissimo, difficilissimo. Beh, da lei, se il giorno che le vuole vendere le posso comprare come devo. Capisco che sia nulla. Vuole che le facciamo vedere bene sul canale YouTube? Magari qualcuno ci dice qualcosa? Perché il mio canale YouTube è seguito da persone che ne sanno tanto più di me. Allora ragazzi, c'è un problema, qui non sappiamo che escono dal laboratorio del maestro Manzù, però non sappiamo altro. Chi è questo scultore? Siamo probabilmente nel 1970, 80, quando li ha ricevute lei quanti anni fa? Fine 85, 86. Ok. Se avete qualche idea e ci volete aiutare, i vostri commenti sono senz'altro i benvenuti, come al solito. Grazie, quindi lei mi dà l'assenso e sì, poi sì, così può essere d'aiuto. Infatti ce l'ha su WhatsApp, no? Ho il suo WhatsApp, ma lei vada a vedere i commenti che pubblicheranno i miei follower e le posso garantire che ci saranno dei nomi e cognomi di scultori, che se poi sono quelli giusti o quelli no, non lo so. Però le posso dire che hanno indovinato dei quadri che io avevo studiato per ore senza riuscire a capire chi fosse il pittore. E loro me l'hanno detto, perché sono 10-15 mila persone che mi seguono, quindi non so poche. No, il canale YouTube è suo nome. Adesso le do ogni nome. Gianluca Scriba. Se li va a leggere lei senza che ci sentiamo. Sì, sì, sì. Lei deve digitare su YouTube Antiquariato Europeo di Gianluca Scribano. Perfetto. Già da stasera lo vedrà online. Ok. Della ribalta, ve la tolgo. Se ti sta, sì. La ribalta, mi sono ricordato. Togli, ce l'ha immediatamente. Me l'ero scordata. Ok, come avete visto è una mattinata molto molto molto
impegnativa, tanta gente, abbiamo comprato alcuni quadri, nulla di importante, ma carini, ve li faccio vedere. Questo è un Philibert, una bella dimensione, è tutta una collezione di quadri d'arte moderna, prevalentemente fatti tra il 60 e il 70. Questo è un Cairoli, comprati tutti adesso, eh. Questo è senz'altro un altro Cairoli. Dopodiché abbiamo altri quadretti qua divertenti. David, che è un pittore che non conosco. Questa firma è illeggibile, dopo diamo un'occhiata. Sono solo di decorazione, non c'è nulla. Questo è un Bertolini, pittore, se non sbaglio, marchigiano. E poi niente, sono tutti quadretti degli anni 60 che venderemo 50, 70, 120, 150 euro, cose del genere, per chi deve arredare, non certo per chi deve collezionare arte. Sono carini, sono simpatici. Vediamo il Bertolini. Eccolo qua. È una natura morta di fiori, molto carina. Bartolini. Bartolini. Okay. Dovrebbe essere marchigiano questo pittore. Credo di averlo già avuto altre volte. Questa è una sorta di ricevuta degli anni 80 o degli anni 70. C'è anche il prezzo di acquisto, 150.000 lire. E quindi, insomma, per il momento è tutto. È mezzogiorno, è la mattinata. E vediamo se entra qualcos'altro e magari dopo facciamo un video di chiusura. Questo è proprio antico, guarda dietro. E qui voi avete visto cosa c'è scritto? Sì, sì, che dà il permesso a Cecilia Boyle, se non sbaglio, di accedere alla galleria e fare la copia, insomma, del ritratto, sì, di Innocenzo. Sì, questa è una copia di un dipinto che sta quindi, esatto, nella galleria. Certo, Maria, sì, Panfili. Certo, beh, quella di... Sì, sì, è una, secondo me, sì, è una cosa fatta nel fine 8, primi 9, sì, una cosa, sì, del genere. Sì, è scritto 902, sì, se non sbaglio. Ah, ok, 1902. C'è la data proprio, febbraio 902. Allora, questo, diciamo che questo ha un valore molto, sì, limitato. Poi questa qui è una pietra saponaria, è una scultura fatta in Cina nel 1950, sì, 60 o giù di lì, o 40, insomma, poco cambia. È una cosa che noi le compriamo, le vendiamo a qualche decina di euro, non sono cose di valore. Ok. Queste... Queste idem sono delle sculture carine, ma non hanno, sì, diciamo, nessun tipo, sì, di... Sì, io già ho sentito, so il valore, però... Quanto le hanno detto? Lei. Quanto le è stato detto? 70 e 30. 70 e 30. Per curiosità, chi le ha fatto queste offerte? Un mercatino? Sì. Ok. Poi lo sa che loro si prendono il 50%? Sì, 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 lo so. Sì. Questo è un piatto... secondo me fatto sullo stile cinese, però in Europa è una, mm-hmm, cosa fatta magari 50, 60, 70 anni fa, esatto, anche questa è una cosa che non ha, diciamo, mercato, sì. Questo è rovinatissimo. Allora, se non... e questo è un dizionario, mm-hmm, deve essere latino polacco, una cosa del genere.
Però mancano delle pagine qua. Sì, io ho portato con me, ce l'ho. Come l'ho trovato? Allora, questo è senz'altro antico e interessante, però lei consideri, oggi come oggi vengono immessi sul mercato antiquario una marea di libri, anche antichi come questo, e la condizione è molto importante per i collezionisti, certo. È un mercato di collezionisti, quindi mancando diverse pagine, tra cui il frontespizio, anche qui siamo in presenza di un libro che non ha un valore. Certo. Diciamo, sono cose che senz'altro sono più da mercatino che da negozio d'antiquariato. Okay. Noi non le acquistiamo. Okay. Mi spiace. Uno okay. Viene. Questo questo è splendido. Allora, il materiale è alabastro. Sì, è alabastro. È scolpito, però manca l'altro. Dove sta l'altro? Cioè? L'altro? Dovrebbero essere due. No. Questi andavano sempre in coppia. No, no. Anche qui siamo in presenza di un oggetto in stile, fatto nella seconda metà del Novecento, non è un oggetto d'antiquariato. Quindi anche in questo caso, mentre questo è un posto eccellente per venderli, se in coppia e se fatti nell'Ottocento o nel Settecento, perché le farei un'offerta molto buona, essendo fatti nel Novecento, diciamo, non sono delle cose e adatte al mio mercato. Ma io non lo quindi... so, ci ha avuto sempre questa, saranno 70 anni. 70, e quelli che ha. Ah. Quindi anche in questo caso, diciamo, è meglio rivolgersi a chi tratta cose e riproduzioni un po' del Novecento, tipo come potrebbe essere per esempio un mercatino dell'usato, che magari le possono fare una valutazione. E, diciamo, per il decoro che ha l'oggetto, però io questo lo compro se è un po' più antico e glielo pago bene. Però se è così, una cosa decorativa, non siamo interessati. Certo. Ok. Però magari si è fatta un'idea. Certo. Se uno non lo sa, ecco, io certo. Solo questo sapevo, però ecco qua. No, e certo. Eccolo io. Questo è molto carino, di buona qualità, però purtroppo non è una cosa fatta, anche se fosse fatto dell'Ottocento, non è un problema che sia una copia, però almeno che abbia un po' d'epoca, perché qui le persone vengono cercando non solo la qualità ma anche l'epoca da me, quindi certo. Insomma. Io pensavo questo almeno valesse qualcosa, invece no. No. C'è da aspettare. Bisogna aspettare un po' di anni. Ok, grazie. Grazie a voi per avermi lì comunque proposti. Arrivederci. Ciao, è mercoledì sera, noto come San Valentino. E sono le 19, abbiamo quasi finito di lavorare, anche oggi è stata una lunga giornata di lavoro e abbiamo acquistato alcune cose che adesso vi farò vedere. Abbiamo, penso, anche venduto qualcosa? O sì, forse su eBay? Sono venuti dei commercianti dal Piemonte stamattina e hanno comprato un paio di oggetti, è venuto un commerciante e sempre napoletano e ha comprato anche lui un orologio e un piatto, quindi vabbè, qualche vendita si è fatto qualche acquisto, non molti acquisti ma simpatici, e ve li faccio subito vedere. Prima abbiamo comprato una coppia di vetrinette e il mogano, che siamo andati a ritirare personalmente in una casa qua vicino, in un quartiere che si chiama Balduina. Ve le faccio vedere. Sono queste. Sono molto curiose. Il piano in marmo verde Alpi è veramente bello. Il legno è mogano massello. E per quanto riguarda lo stile, sembrano inglesi, però non sono inglesi. Il piede ci dice che siamo nel periodo Liberty, però la rigidezza del mobile, a parte il piede, ci dice che l'abbiamo superato. Siamo in pieno periodo Art Deco, non sono stile in stile Art Deco, sono più che altro in stile, diciamo, molto rigido, molto semplice, molto asciutto, diciamo, direi post Art Deco, direi 1940-1950. Molto carine, molto pulite, vetro di qua e vetro di qua. Probabilmente in origine erano vetrine da negozio, stavano dentro a un negozio.
Sono simpatiche perché in coppia. E questo è uno degli acquisti che abbiamo fatto oggi. In un'altra casa, nel quartiere Via Tripoli, quindi che quartiere era? Piazza Bologna, abbiamo acquistato due bei quadri, ve li faccio vedere. Il pittore è un pittore che conosco bene, è un francese, però si trova spesso anche sul mercato italiano, si chiama Vincent Manago. È un pittore che nasce nell'Ottocento e muore nel Novecento, mi sembra negli anni 30 o negli anni 40. È un pittore conosciuto come orientalista, è un orientalista di viaggio, quindi un orientalista che ha dipinto questi paesaggi non perché li dipingeva dalle cartoline come molti orientalisti non essendoci mai andati, ma lui c'è andato, è uno che ha viaggiato parecchio. Questa è una strada di Costantinopoli, quindi l'odierna Istanbul, e quell'altro dipinto invece è un dipinto di Tunisi. I soggetti orientalisti sono molto richiesti dal mercato già da tanti anni, dal mercato soprattutto arabo. Il motivo per cui gli arabi, che siano dei turchi o che siano dal Nord Africa o dalla Giordania, richiedono i quadri dipinti dagli orientalisti, quindi dai pittori europei che viaggiavano nel loro paese nel 700, nell'800 o anche nei primi del 900, è che per motivi religiosi in quei paesi all'epoca non si potevano dipingere immagini né sacre né anche di vita quotidiana, quindi ci sono pochissime testimonianze pittoriche della loro vita, com'era la loro vita allora, e pochissime anche fotografiche, quindi sono molto molto apprezzati dai collezionisti di questi paesi, ma anche dai collezionisti magari arabi che vivono in Inghilterra o negli Stati Uniti, perché sono delle vere e proprie testimonianze etnografiche della vita, dei costumi, dei posti, dell'architettura, ma anche del paesaggio del loro paese nei secoli addietro. E dal tipo di pittura credo che siamo già nei primi del Novecento. E sono datati? No, non sono datati, però io li daterei 1910-1920. Sono estremamente divertenti, questo è in ottime condizioni, quello necessita di alcuni piccoli restauri. A questo proposito volevo dire una cosa curiosa: non solo nei paesi arabi era vietato dipingere immagini sia sacre ma anche di vita, ma anche per la loro religione, per un'interpretazione, penso, del Corano, forse di alcune, non so di che cosa, però anche nella nostra religione, per la religione sia cristiana e sia per quella anche ebraica, proprio nell'Antico Testamento, nei 10 comandamenti, se penso che sia il primo o il secondo comandamento, c'è scritto proprio, è fatto divieto assoluto di dipingere delle immagini, quindi anche per la nostra religione teoricamente, tra virgolette, non avremmo mai dovuto dipingere nulla. In realtà, per fortuna, questo non è successo, probabilmente per qualche sottointerpretazione delle scritture sacre, questa regola è passata in secondo piano. Abbiamo dipinto, come sapete, tantissimo, e per fortuna non è stata rispettata questo comandamento. Prima perché io sarei senza lavoro e invece posso vendere e acquistare quadri antichi, e secondo poi perché Giotto, Raffaello, Michelangelo non avrebbero dipinto tutto quello che hanno dipinto. E quindi insomma è così, è un fatto curioso e non l'ho mai in realtà approfondito più di tanto. Se nei commenti volete scrivere quello che ne pensate di questa vicenda, mi fa molto piacere. Ho visto che sul canale tante volte si aprono dei dibattiti molto interessanti, delle persone che hanno una grossa cultura partecipano, mi fa molto molto piacere, le ringrazio. E quindi se volete anche darmi il vostro punto di vista e magari allargare le mie conoscenze, io vi sarò grato. Quindi questi sono due quadri molto belli e nei prossimi giorni li metteremo in vendita. Adesso ancora non ho deciso il prezzo, ma sarà un prezzo senz'altro equo. Per quanto riguarda altri acquisti, non ne abbiamo fatti. Vi volevo però parlare di cornici. Oggi vi volevo parlare un attimino, visto che abbiamo una mezz'oretta di tempo,
di come riconoscere una cornice antica da una cornice dell'Ottocento. Per antico quindi intendiamo 600 o 700, per 800 diciamo siamo già in un secolo più recente, quindi le chiamiamo tarde. Questa è una cornice del 700, è una cornice che viene detta Salvador Rosa. Salvador Rosa, come sapete, è un pittore del 600, evidentemente non è lui che l'ha fatta. Perché si chiama Salvador Rosa? Perché lui introdusse, e sembra che disegnò anche, questo tipo di modello, quindi un modello molto liscio, molto semplice, molto diverso dagli esemplari di cornice barocche che erano quasi, diciamo, coeve alla sua produzione. Lui per i suoi quadri prediligeva quindi questa semplicità. Molto spesso non c'è neanche l'ordine di intaglio, c'è semplicemente la cornice molto liscia, molto semplice. In questo caso vediamo che è già un pochino più complessa, ci sono 1, 2, 3, 4, addirittura 4 ordini di intaglio. Vediamo come è fatta dietro una cornice del 700. Allora, abbiamo una forte presenza di tarli, speriamo che siano tutti morti, sembrerebbe di sì. Come vedete, tutte le parti hanno la stessa patina, quindi già qui diciamo che non c'è nulla che ci faccia venire nessun tipo di dubbio sulla autenticità. Vediamo la presenza di chiodi che sono assolutamente coerenti con l'epoca, sono del 600. Qui ne avevo tirato fuori uno che è sparito, eccolo qua, per farvi vedere. Ecco, questo è un chiodo di questa cornice. Vi volevo far vedere com'è fatto un chiodo antico. Vedete che è irregolare, ha una forma tronco-conica, sì, ma molto irregolare, e si vede che è stato battuto a mano, non ha nulla di simile con quelli seriali che troviamo nelle cornici o nei mobili dell'Ottocento. Ecco, questi sono dei veri e propri indicatori di epoca per noi, non perché non li abbiano poi usati anche i falsari per ingannarci, però li hanno usati sempre più o meno maldestramente. Qui per esempio ci sono anche i chiodi dell'Ottocento per reggere le cornici, che evidentemente cambiano nel corso dei secoli. Però poi quando c'è il chiodo dell'Ottocento va bene, ci sta, però ci deve anche essere la cicatrice del chiodo antico, come in questo caso vedete c'è. E quindi questa è una bella cornice antica. Il legno potrebbe essere pioppo, anche se non sono sicuro, e la doratura è la sua originale ed è una doratura molto bella. Qui siamo invece nell'Ottocento, la doratura non è a oro ma è a mecca. Che cos'è la doratura a mecca? Sia nel 700 che nell'Ottocento a volte non aveva l'artigiano i soldi per comprare l'oro, e che cosa faceva per dare l'impressione che il suo manufatto fosse dorato? Ci mettevano delle foglie d'argento che evidentemente costavano molto molto di meno, dopodiché ci passava sopra una diciamo un lucido fatto con la sandracca o con la colla di coniglio o con quello che aveva. Ovviamente questi ingredienti cambiano nel corso degli anni, sia dal punto di vista geografico che temporale, e questo è più o meno l'effetto che si otteneva. Qui siamo nel periodo impero, probabilmente un manufatto napoletano, è molto bella, lo specchio è abbastanza recente, e quindi questa la lavorazione è in legno. Quando si valuta una cornice, una cosa molto importante non è soltanto valutare l'epoca, ma verificare che tutta la lavorazione sia in legno anziché stucco. Non perché lo stucco o la pastiglia siano poi una cornice da prendere, da buttare nel secchio, però senz'altro è meno pregiata e vale un pochino di meno. Perché? Perché il legno è fatto a mano, quindi è un vero e proprio lavoro di scultura. Mentre questo è il terzo caso che vi faccio vedere, visto che abbiamo toccato l'argomento, per quanto riguarda le cornici fatte in stucco, praticamente è un calco, quindi un calco fatto con il gesso o con altre paste simili. Poi nel Novecento subentrerà la resina. E come si fa a vedere per esempio che questo è una
è una cornice decorata con dello stucco e non è scolpita a mano, ma innanzitutto si vede perché è molto 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 ripetitivo, è sempre identico, non ci sono quelle piccole imperfezioni tipiche del lavoro manuale, ok? Poi comunque quando si stacca un pezzettino dalla sezione, ecco per esempio qui si vede chiaramente che qui, questa è sì il legno, ma qui c'è lo stucco applicato sopra, quindi il decoro è fatto in stucco. Se non fosse fatto in stucco non vedremmo questa, diciamo, differenza, questo piccolo spessore che vediamo in questa asticella che si è staccata. Ok? E queste insomma sono cose importanti quando si valuta il valore di una cornice. Per esempio questa in stucco la vendiamo a 90 euro, quindi diciamo vale molto di meno. Se fosse in legno tutta scolpita della stessa epoca, qui siamo tra fine 8 e primi 900, varrebbe 4, 5, 6 volte di più, sarebbe veramente una bella cornice. E direi che con questo abbiamo esaurito anche questo argomento, quindi adesso partecipate la parola a voi nei commenti, ditemi cosa ne pensate. E domani devo fare dei diversi sopralluoghi, spero che mi facciano entrare, che ci facciano entrare con le telecamere, in questo caso poi faremo un altro video. Per il momento è tutto, anche oggi vi ringrazio come al solito per seguirmi e mettetemi un like se vi è piaciuto il video. Ciao ciao!